Amiciacci! Amiciacci! Siamo di nuovo qui, pronti ad entrare nelle vostre case. Con il gioco dei vagabondi. E quindi ascoltatemi bene. In questo video dovrete contare quante volte viene detto da chiunque la parola allegria! Esclusa questa volta. Dovrete scrivere nei commenti il numero esatto. Faremo l'estrazione di tutte le persone che hanno indovinato. Estrarremo 3 vincitori che riceveranno una cartolina dai vagabondi. L'estrazione la faremo vedere giovedì prossimo, quindi mi raccomando, giocate in tanti, scrivete la risposta esatta e siate super concentrati, perché questa volta azzeccarci sarà difficilissimo. Non odiatevi, buon divertimento! Marcellino, e ora ci mettiamo subito in moto per andare verso nord. Amiciacci, siamo arrivati nella mia cittadina preferita. Per 3 anni durante il viaggio ho sognato questo momento di raggiungere questa città nel Salvador. La cittadina di Sukitoto. No, non sappiamo se si pronuncia così, quindi dobbiamo chiedere come si pronuncia, però si scrive, come l'ho appena detto, un nome simpatico che fa abbastanza ridere, ed è una città coloniale, un paesino coloniale a nord del Salvador. Lo scopriremo insieme, anche perché sarà l'ultimo villaggio di questo paese. Era Sukitoto, non Sukitoto. Città appena vede una chichichi, Sukitoto, no, Sukitoto. Mi sono resa conto che tutti i nostri video del Salvador iniziano mangiando. Continuiamo la tradizione, ci fermiamo a fare una sorta di brunch in mezzo alla strada. Principalmente le pupusas vengono fatte la mattina presto fino alle 9 e poi la sera. Infatti tutte le volte che cerchiamo di mangiarle a pranzo non le troviamo mai. Gracias! E quindi dobbiamo adeguarci e fare colazione con le pupusas. Ce le siamo proprio gustate le pupi, come le chiamo io, le pupusas. In pratica in questo tour del Salvador abbiamo solo mangiato pupusas, che sono il piatto tipico. E siamo sinceri, ci piacciono davvero tanto, quindi ne vogliamo approfittare, visto che siamo qui, un altro pochettino, per mangiarle il più possibile. Questa è la piazza principale, l'unica zona alberata. Come sentite c'è la cattedrale con la musica in questo momento, appena finita, anzi non è ripartita. E adesso saremo un pochettino qua sotto perché fa caldissimo. Non riusciamo a far partire questo video, non sappiamo come fare. Fa talmente tanto caldo che il sole è alto e ci siamo messi ad aspettare che questa ondata di caldo passi, cioè non abbiamo le forze di fare nulla. Qua la siesta continua, cioè non è mai iniziata. Vedete, anche la chiesa ci dà l'avvio per dirci: state tranquilli, seduti, non vi affaticate. Ora, per sentirmi proprio ancora immersa nella cultura salvadoregna, mi vado a fare una neve. Voi direte, che è la neve? È la neve, è letteralmente neve. È neve. Cioè... ve l'ho detto che non è altro che neve, ghiaccio. E mi sa che oggi, il città, facciamo la fine di quel signore lì, proprio qua a fianco a noi. Questo video lo chiameremo Non è successo niente. Perché proprio non è successo niente.
Non facciamo vedere niente. 100 milioni di visualizzazioni. Sappiatelo, non è successo niente. Abbiamo fatto bene a fermarci sulla piazzetta, siamo stati alla fine 3 ore. Faceva troppo caldo. Adesso continua a far caldo, ma non vogliamo sprecare la giornata e quindi ne approfittiamo per andare a visitare qualcosa qui intorno. Poi torneremo stasera nella cittadina perché vogliamo dormire qui e stare tranquilli, così magari la vediamo anche illuminata. È una delle cittadine coloniali più famose del Salvador, assomiglia un pochettino ai pueblos magici messicani, anche se c'è poco, siamo sinceri, però è comunque una passeggiata piacevole. E poi la cosa secondo me più particolare di questa cittadina è la posizione, perché si trova di fronte al lago più grande del paese, che è molto bello, che visiteremo più tardi. E una cosa che volevo aggiungere è che ci sono più fiori qui in questa cittadina che nella ruta dei fiori, nella strada dei fiori che abbiamo percorso, quindi secondo me dovrebbero nominare questa città la città dei fiori e togliere il nome a quella strada. Voglio premettere che il caldo ci sta uccidendo e quindi non siamo al 100% io città. Non riesco a essere me stessa. Sembro un bradipo. Forse perché mi sto preparando per la Costa Rica? Chi lo sa? Come avrete notato, siamo scesi leggermente da Suchitoto e siamo arrivati quasi sul lago. Stiamo raggiungendo una cascata che però in realtà in questo periodo dell'anno non è una cascata perché non ha acqua, e ci sono questi punti panoramici con amache, sdraio, sedie che si affacciano sul lago. Molto carina la posizione, molto carino il lago e molto tranquilla la zona. Ma noi siamo venuti qui per scoprire la cascata che non ha acqua, quindi andiamola a vedere insieme. Città sta scendendo a rallentatore, ragazzi. Che ne vai a piedi? Allora, ho scelto l'infradito proprio sbagliando completamente. Però non pensavamo fosse così. No. Diciamo che qua nel Salvador le attrazioni turistiche un pochettino se le inventano. Che ne vai a piedi? Questa è la cascata, come vedete non c'è acqua e quindi non è una cascata, è semplicemente una parete rocciosa. Ma la cosa particolare sicuramente sono queste rocce. Non è un pezzo di roccia unico, ma sono centinaia di pezzi di forma molto precisa e ben distinta. E non è soltanto la parete ad essere così, ma è un pochettino tutto il percorso. È come se qualcuno fosse venuto qui e avesse tagliato ogni roccia e avesse creato questa forma a gesso. E è molto particolare questa cosa. Sarebbe interessante capire le origini, l'origine della roccia, come si è formata e perché ci siano così tante rocce uguali, di dimensioni esattamente uguali. Siamo abituati a vedere le cascate generalmente con tanta acqua. Però quante volte andiamo a visitare una cascata senza acqua? Questa è la nostra prima volta. E in effetti questo stop è molto interessante, perché non è l'acqua in sé che rende magari tutto più particolare, sono le rocce con queste forme strane. E devo dire che è anche molto fotogenica. Abbiamo scattato parecchie foto io e il Citta. Anzi,
io, perché il città se la faceva sotto andare sopra là. Una spiegazione plausibile, dice la Flecchia, è che i salvadoregni siano venuti con la mola e le abbiano fatte di questa forma per attirare le persone, per creare una sorta di attrazione turistica. Non è un'ipotesi da scartare, siamo sinceri. Queste rocce dalla forma strana, allungata, simile a un gesso, sono in posizione verticale lungo tutta la parete della cascata, sono invece posizionate in orizzontale lungo il sentiero, proprio come vedete alle mie spalle. Sono sincera, io questa cascata me la immaginavo in un punto diverso, ecco, cioè me la immaginavo all'interno una sorta di canyon con un fiume, ma non così, cioè l'accesso per arrivarci è pietoso purtroppo, non è molto segnalato e le rocce sono anche un po' curvose, quindi si rischia anche di scivolare. Però siamo venuti, abbiamo fatto bene, perché qua nel Salvador già non hanno moltissimo, se poi evitiamo anche di fare quello che hanno non ce la caviamo più. Quindi adesso torniamo a Suchitoto per godercela di sera. In una cultura, in un paese, facendo la lavanderia a mano, non andando in una lavanderia a gettoni che te la fanno loro. Come loro? Come loro. Fai due chiacchiere, parli della vita, intanto lavi. Prima tappa della giornata, la cittadina Allegria. Allegria! E ci siamo fermati per andare nel mirador più famoso del paesino, da dove forse si vede tutto il Salvador, pensate un po'. Andiamola a scoprire, vero Flecchia? Oggi sono a tutta, si vede che fa più fresco qua. Allegria! No, fa più fresco, ve lo assicuro. Allegria! E quindi vedete come ci siamo ripresi il città? Quindi mi raccomando, non mollate questo video perché il finale sarà epico! Allegria! E pensare che poche ore fa eravamo proprio sul lago di Suchitoto e si riesce a vedere da questo paesino. Però noi non siamo venuti qui solo per dire allegria come mai buongiorno, ma ora scoprirete il motivo. Però prima di rimetterci in marcia vi facciamo vedere velocemente il paesino. No matter what they call it. Come si pronuncia il nome di questo pueblo? Allegria. Allegria, oh, ok, bueno. Allegria. Allegria! Basta fare i scemi, dai! Basta, siamo tornati in van, adesso abbiamo continuiamo. È troppo bene stanotte. Continuiamo il nostro tour di. Di? Allegria! 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 Oggi un'allegria! Per raggiungere la nostra meta dobbiamo percorrere 2 chilometri di strada tutta sassosa, stile San Pietrini. Però vabbè, non è quello il problema.
è che è tutta in salita e niente. Allegria! Allegria, dice il cita! Speriamo di arrivare sani e salvi! Allegria! Solamente nosotros. Io sono un niño. Il niño, hermano. Gracias, gracias. Eccoci, amiciacci, dai, erano 2 chilometri di strada di San Pietrini, ma tranquillissima. Siamo arrivati alla Laguna di Allegria. Allegria! Abbiamo pagato circa 1 euro a persona e 1 euro il parcheggio, quindi 3 euro in totale. Benvenuti nella Laguna Allegria! Allegria! È la seconda volta in tutto questo viaggio che ci troviamo a campeggiare letteralmente all'interno di un vulcano. Non capita spessissimo, noi abbiamo avuto la fortuna di farlo per ben 2 volte e qui però, a differenza della prima volta in Messico, abbiamo anche un laghetto di fronte ai nostri occhi. Un lago di un colore stupendo, ci sono tonalità di verde, ci sono tonalità di giallo, anche un pochettino d'azzurro. Dall'alto è uno spettacolo meraviglioso. Qui lungo la riva si sta benissimo perché, al contrario di tutto il Salvador, ci troviamo a 1300 metri e quindi la temperatura è più piacevole. È questo il motivo che ci ha spinto a venire qui e campeggiare, perché infatti dormiremo qui e continueremo la nostra giornata, i nostri giorni del non fare niente e soprattutto del non far succedere niente. È dura la vita da van lifer. Dura. Ah! Oggi non facciamo assolutamente niente. Niente. E questo continua ad essere il video in cui non succede assolutamente niente. Buon appetito! Vieni amore, vieni! Aspetta! Siamo arrivati! No! Facciamo... Siamo arrivati! Dove mi è portato? Dove arrivati? Si vergogna. Mi prendi una mela, me la metti in bocca e inizi a farmi girare. Proprio come una porchetta. Così sta bene la scena? Sta benissimo. Pronta? Allegri! 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 Amazing!